Per parlare di Jung, penso dovremmo fare una premessa sul ruolo generale della psicanalisi nel XX secolo, che ne ha visto la grandissima, strepitosa affermazione, e nel nostro XXI secolo. La psicanalisi è, secondo tanto Freud quanto Jung, uno strumento culturale estremamente ampio. Freud, per esempio, afferma una volta l'applicazione clinica della psicanalisi è solo uno delle applicazioni, uno degli scopi, e probabilmente in avvenire si dimostrerà che non è neppure il più importante. Questa strada, in un certo senso, è stata aperta in gran parte da Jung. Anche se Jung era di quasi una generazione, più precisamente di 19 anni più giovane rispetto a Freud. Nel XX secolo, dopo l'iniziale affermazione della psicanalisi come strumento clinico, si è molto rapidamente cominciato ad applicarla ad altri aspetti della società in cui viviamo, no? C'è stato chi ha chiamato il XX secolo anche il secolo della psicanalisi. Per esempio, pensiamo che la letteratura o la pittura sono rimaste in un certo senso tradizionali fino all'inizio del XX secolo e invece col XX secolo diventano, acquisiscono una dimensione interiore, no? La pittura diventa pittura astratta, cioè dello stato d'animo del pittore, e la grande letteratura, pensiamo a Joyce, pensiamo a Kafka, diventa fondamentalmente descrizione di avventure interiori, non di avventure esterne. Di questo allargamento enorme, Jung era stato uno dei fautori. Carl Gustav Jung nasce nel 1875 a Caseville, sul lago di Costanza, in Svizzera. Figlio di un pastore protestante, studia medicina a Basilea. Si laurea nel 1900 e presto comincia a lavorare all'Istituto Psichiatrico di Zurigo. Negli stessi anni scopre la psicoanalisi freudiana e vi aderisce con entusiasmo. Incontra Freud per la prima volta nel 1907 a Vienna e ne diventa l'allievo prediletto. Infatti, l'anno successivo è Jung a promuovere il primo convegno di psicologia freudiana a Salisburgo e 2 anni dopo diventa, per volontà del maestro, il primo presidente della Società Psicoanalitica Internazionale. La pubblicazione del suo saggio Trasformazioni e simboli della libido nel 1912 segna il primo disaccordo con Freud, che crescerà fino alla definitiva rottura che avverrà l'anno successivo. Jung si dimette da presidente dell'Associazione Internazionale e prosegue il suo lavoro in autonomia, inizialmente isolato dalla comunità scientifica. Studia a fondo anche temi mitologici, letterari e religiosi di tempi e paesi diversi. E negli anni 20 intraprende viaggi in Africa, India e America per scoprire e osservare da vicino le culture primitive. Nel 1930 Jung diventa presidente onorario della Società Tedesca di Psicoterapia, carica che conserva anche in seguito all'avvento del regime nazista. Dopo la guerra si ritira vicino al lago di Zurigo, dove si era fatto costruire una misteriosa torre come luogo di rifugio e di meditazione, per dedicarsi completamente ai suoi studi. Nel 1948 fonda l'istituto che porta il suo nome, Carl Gustav Jung Institute. Dopo una breve malattia, Jung si spegne il 6 giugno 1961. Thank you.
proprio al termine della rottura con Freud e degli anni di estremo isolamento per Jung che ne seguirono, che vanno all'incirca tra il 1914 e il 1920, Jung si isolò quasi dal mondo e proseguì i propri studi da solo, rinunciò completamente all'insegnamento universitario e a gran parte di altri interventi esterni. Quando però tornò, diciamo, ad avere un ruolo più attivo, portò per esempio nel suo insegnamento universitario una novità. Si occupò della tipologia psicologica in cui è possibile dividere tutti gli esseri umani. Praticamente parlando, Jung si era chiesto perché aveva finito col divergere sempre più radicalmente da Freud e col rompere con lui, malgrado continuasse ad essere convinto che molte delle idee di Freud conservassero sicuramente una validità in sé. Jung dice negli esseri umani esiste una tipologia, cioè abbiamo tutti un certo carattere, non stiamo a entrare nei dettagli della sua divisione tipologica, ma ricordiamo per esempio che la divisione principale la usiamo praticamente tutti nel linguaggio di ogni giorno ormai, cioè la divisione fra temperamento introverso e temperamento estroverso, no? Fra chi tende per prima cosa a osservare la realtà esterna e a interrogare la realtà esterna e chi invece per prima cosa rivolge lo sguardo all'interno di se stesso. Questa divisione, di nuovo, non riguarda la clinica, siamo tutti o prevalentemente introversi o prevalentemente estroversi. Naturalmente tutto questo è un continuum con due polarità estreme, siamo tutti in qualche modo in una situazione intermedia, ma prevarrà un certo tipo di orientamento dell'attenzione psicologica. Con questa suddivisione Jung rende ragione, si spiega e successivamente pian piano spiega anche ai propri allievi, ai propri lettori, qual è la differenza di fondo non dichiarata che l'ha portato a costituire una scuola diversa da quella di Freud e diversa da quella di Adler. Si tratta di verità sempre in qualche modo relative al tipo dello psicologo, no? Al temperamento dello psicologo. Se io ho un certo tipo di temperamento, la mia psicologia non potrà che essere influenzata da questo mio temperamento. A questo punto io posso considerare per molti aspetti valida la prospettiva di Freud, che si basa su una teoria della repressione della sessualità, cioè fa risalire fondamentalmente le nevrosi a repressione eccessiva degli istinti in generale e della sessualità in particolare, e al tempo stesso ritenere che esistano altri approcci che possono combinarsi e completare l'approccio freudiano.